venite a mangiare questo Merlino. Ehi, ciao. Ciao. Sto iniziando a mettere le decorazioni per Halloween. Questa lampada un po' paurosa con un castello, pipistrelli e dei pipistrelli. Poi c'è questo che in teoria non c'entra niente con Halloween, il candelabro della Bella e la Bestia, ma facciamo finta di niente. Poi abbiamo questi calderoni in cui in effetti si potrebbe mischiare qualche slime. Due calderoncini che Merlino prima stava cercando di mangiare. Questa pianta bellissima che fa i fiori arancioni col gatto. Wow, il gatto nero. Quindi questa è la mia piantina di Halloween. In effetti non ho tantissime decorazioni di Halloween, già finite. Ah, questo cerchietto. E poi è un cerchietto anche per te. Secondo me ti sta benissimo. Merlino, secondo te come gli sta questo cerchietto di Halloween al padroncino? Costume per Merlino. Sì. Ho trovato il costume di Halloween per Merlino. Lo proviamo. Merlino scheletrino diventa. Proviamolo subito. Eccolo qua. Oh, sembri un cane vampirino. Anzi, sembra un mantello da supereroe. Wow. Merlino, sei bellissimo. Oh, fatemi dormire, c'ho sonno. E Merlino ha un po' di sonno. Ma quando me lo posso sgranocchiare? Ma sui video, perché è cambiato l'orario e lui è abituato a dormire prima, no, dopo. Comunque è un po' confuso e quindi pensa che questo sia il suo momento per dormire. Se vuoi dormi, Merlino, tranquillo. Siete contenti che fra pochissimo è Halloween? È la mia festa preferita in assoluto. Ormai sapete benissimo che mi piacciono tantissimo le cose paurose. E se seguite il mio canale sicuramente piacciono anche a voi le cose paurose. Ma Halloween è una festa super fantastica secondo me. E a voi piace Halloween? Hai sentito, Merlino? Cos'era? Hai sentito? Chi è che ha bussato? C'è qualcuno alla porta? Andiamo a vedere. Controlla. Chi è? C'è nessuno. Ma non c'è nessuno. Penso che ce la siamo solo immaginati, sai? La notte di Halloween, Halloween, sembra che tutto sia così pauroso. Vero, Merlino? Altrimenti Merlino se ne sarebbe subito accorto, vero? Hanno sì. Bussato di nuovo. Vieni Merlino, andiamo a controllare. Chi è secondo te? Una zucca. Una zucca? Hai per caso ordinato una zucca? Io no, forse l'ha ordinata Merlino allora. Merlino? Sei stato tu, Merlino? Hai comprato tu questa zucca? Forse ce l'ha inviata qualcuno come regalo. Beh, comunque è un'ottima decorazione per Halloween. Sì, è super carina. Allora, dove la mettiamo? Qui, qui, qui. Qui, wow, è bellissima. Ci sta benissimo qua. Beh, grazie a chiunque l'abbia inviata. Merlino? Vieni. Ciao. E ora possiamo chiudere la porta e continuare a organizzare il tutto per Halloween. Sì. Hai sentito? Hanno bussato nuovamente. E chi sarà questa volta? Ci hanno inviato un nuovo regalo? Che c'è, Merlino? Abbiamo la zucca. Ci avranno dato anche il riso. Così facciamo un risotto alla zucca. Pensi sempre a mangiare? Sì, certo. Vediamo. Altre due zucche. Queste sono uguali. Le zucche gemelle! Vabbè, mettiamole tutte qua a fianco. E queste sono un pochino più cattive. Deve esserci qualcosa, un biglietto che ci dice chi ce le ha mandate. Non ti sembra strano? Sì, molto strano, soprattutto tre zucche. Guarda! C'è qualcosa qua dentro! Cos'è? Non lo so, forse un biglietto. Forse c'è scritto chi ce le ha mandate. Devo riuscire a toglierlo senza rompere la zucca. Guarda! Sono riuscita a toglierlo! Vediamo cosa c'è scritto. Questa casa appartiene ora a noi zucche. Andatevene via o verrete decorati, svuotati
e messi come soprammobili, come fate voi umani con noi zucche. Firmato Jack O'Lantern, il re delle zucche. Eh? È uno scherzo? È il re delle zucche che ci scrive. Ma che cosa vuole da noi? È stato lui a inviarci le zucche. Tu cosa ne pensi, Merlino? Non capisco se è uno scherzo o che cosa vuole fare con noi, se vuole veramente svuotarci e metterci come soprammobili. Forse è meglio se usciamo fuori di casa e controlliamo se è ancora qua fuori. Concordo, andiamo a controllare. Se ha lasciato adesso le zucche, probabilmente è ancora qui vicino e magari riusciamo a trovarlo. Sarà qui in giardino o all'entrata? Vediamo se è in giardino. Affacciamoci. È tutto buio. Non vedo niente. Forse è all'entrata. Andiamo a controllare allora. Andiamo, il nostro fedele aiutante. Andiamo a vedere. Che cos'è tutto questo baccano? Le zucche! La porta di casa, l'uscita! Non ci vogliono far uscire! Ma perché? Che cosa ne abbiamo fatto? Forse perché volevo fare il risotto con la zucca, si sono arrabbiate? È stato così facile entrare nella loro casa e prenderne possesso! Idea. Sì. Dobbiamo trovare un piano per mandare via le zucche dalla nostra cameretta e dalla nostra casa. Se ci nascondiamo, tipo, se prendiamo un lenzuolo tipo questo, ce lo mettiamo addosso così, magari loro pensano che siamo dei fantasmi e ci lasciano stare, perché magari il fantasma fa più paura della zucca, no? Ma sinceramente non mi sembri proprio per niente un fantasma con quella coperta addosso. Se faccio così neanche sembro un fantasma. Sì, ma se non hai i buchi per vedere, come fai a vedere dove vai? Guarda, è semplice, basta muoversi così attentamente. Ma attento! Non me ne ero accorto. Ma fermo, c'è l'armadio lì! Aspetta, cosa? Aspetta, ho perso le antenne, ecco perché non mi orientavo. Ma non sono antenne quelle! Come no? Questo, mi prendono il segnale satellitare e quindi mi dirigono bene. Quindi non va bene? Guarda, posso sparire, posso sparire! Secondo me questo piano non funziona. Però la tua idea di... sbattermi contro l'armadio? No. Di trasformarti in qualcosa potrebbe essere un buon piano. Ad esempio? Di che cosa hanno paura le zucche? Del risotto! Del
del risotto. Del forno! La sì. zucca al forno! È vero! So che le zucche abbiano paura del forno, ma non possiamo portare il forno là dentro metterle dentro il forno. Sarebbe impossibile. E poi hai visto quanto sono grandi? Se vogliono quelle zucche giganti, potrebbero schiacciarci. Sì. Quindi dobbiamo trovare un piano che funzioni. Ho avuto un'idea. E se tu ti travestissi da uno di loro? Oh, ottima idea! E se poi mi prendono? Saranno che sei uno di loro? Quindi basterà che tu ti travesti da zucca. Farei finta di essere uno di loro. Così la convincerai ad andarsene via o cercherai di capire quali sono i loro piani. Oppure individuerai questo Jack, il re delle zucche. Andare via lui e penso che se va via il capo andranno via tutte, giusto? Sì, giustissimo. E mi chiamerò, sarò la recluta zucca. Mi chiamerò Zucca Nuova oppure Testa di Zucca. No. Sì, la nuova recluta. Ho paura che questo nome possa offenderli. Okay. Quindi scegli un nome più appropriato. Zucca Dura. E scrivete voi il nome che dovrà utilizzare Vitale quando si travestirà da zucca, ok? Scrivetelo giù nei commenti, il miglior nome lo utilizzeremo. Zucca Tonda! Scrivete voi il nome, altrimenti Vitale continua per una settimana a dire i nomi. Arancino di zucca! Non ci resta che mettere in atto il nostro piano. Dobbiamo riuscire a trasformarti in una zucca. Voi lasciate subito un mi piace per sostenere questa missione. Quindi lasciate subito un mi piace per vedere la seconda parte in cui Vitale andrà a travestito da zucca. Andate a seguirmi su Instagram se ancora non mi seguite su Instagram e su TikTok. E ora vi lascio qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite e ci vediamo alla seconda parte. Ciao!